Buonasera a tutti, grazie della disponibilità e congratulazioni per questa bellissima giornata che ci ha regalato delle perle anche sulla rivoluzione 4.0 e 5.0, sui quali parecchi economisti sono ancora scettici, perché confrontandosi spesso anche nel mondo della politica mi dicono che fra 50 anni il mondo sarà creato da macchine, da uomini e da cani, dove gli uomini dovranno soltanto alimentare i cani perché questi impediscano agli stessi di toccare le macchine. Ma l'osservatorio è stato puntuale nell'analizzare questo tema perché ci può offrire delle grandi opportunità. Abbiamo ricordato Mario Quinto prima. Mario Quinto era un precursore, il nonno l'abbiamo chiamato della mediazione, e io volevo riprendere un tema a lui caro, sperando di poterlo interpretare nel modo migliore. Mario Quinto diceva che ci vogliono due tipi di avvocati diversi, con due specializzazioni, due binari opposti: l'avvocato per il giudizio e l'avvocato per la conciliazione. E io credo in questa cosa perché, facendo una mea culpa, oggi noi avvocati spesso e volentieri non siamo dei bravi mediatori. Quando andiamo in mediazione, anche assistendo i nostri mediandi, non le nostre parti, perché non voglio usare il termine di parti, spesso e volentieri chiediamo la produzione documentale, chiediamo di verbalizzare qualsiasi cosa in vista di un giudizio. Usiamo altrettanto una terminologia del tutto sbagliata. Parliamo di udienza, non di incontro, parliamo di contumacia del convenuto e non di assenza dell'invitato, parliamo di parti e non di mediandi. Abbiamo una forma mentis che ancora non si è spogliata del tutto dalla nostra toga, dei nostri codici di procedura e di quell'agone processuale a cui noi siamo solitamente abituati. Però il Consiglio Nazionale Forense, quella avvocatura che tante volte ha criticato la nostra mediazione, recentemente ha espresso diversi pareri. Sappiamo bene che sono state sollevate delle questioni sia del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma che da quello di Bologna in merito ai praticanti. Io vedo nei praticanti quelle persone che non sono ancora formate dentro delle stabili regole processuali, regole del gioco, dei possibili bravi mediatori, dei possibili consulenti per quei soggetti che devono trovare un incontro in questa procedura. E il Consiglio Nazionale Forense ci ha avallato questa cosa, perché ha sottolineato l'importanza della formazione per un praticante avvocato, equiparando gli incontri in mediazione a quelli delle udienze civili per la pratica forense, ad eccezione del primo incontro preliminare e degli incontri in negoziazione assistita. Però ha sopravvalutato e rafforzato ancora una volta l'importanza degli strumenti ADR.